In questo video vi presento la giornata tipica estiva, quindi buona visione. Perché io uso questo tipo di decespugliatore? Perché questo decespugliatore qua è abbastanza forte e può andare anche a bassi giri. Tempo fa, appena uscita la moda dei decespugliatori, delle attrezzature a batteria, io comprai il 3000, la batteria da 3000 a zaino, col decespugliatore. Però cosa succedeva? Che come prima, quando passi vicino a qualche macchina, se non hai qualcuno che protegge dai sassi e così, è facile rompere i vetri. Allora adesso preferisco usare un decespugliatore che può tagliare l'erba anche a bassi giri e poi non si ferma mai. Questo qua si ferma solo quando devi farti un'altra, quindi con un filo fine come questo qua, come quello originale Steel, lo usiamo più o meno a fare i contorni, però prima facciamo i contorni con la macchinetta, così almeno il grosso è tagliato, così non si rischia di rompere i vetri delle macchine e fare danni. E dicevo appunto prima, il decespugliatore a batteria, per di più con la batteria da 3000, penso che sia ancora la più grossa che sia in commercio, della Steel, durava circa 40 minuti, quando l'erba alta era 30-40 centimetri.
quindi in poco tempo abbiamo smesso di usarlo, l'abbiamo abbandonato e poi alla fine l'ho venduto. È il mio figliuolo Luca. Ah, sì, c'è un video. Mentre lui, fermo, lui è mio figlio Nicola.
Questa è la mia giornata tipica estiva, quando non faccio tutte le cose che siete abituati a vedermi fare. Io taglio i giardini, dopo capita a volte che crescono erbacce dentro nelle terrazze, non sarebbe di mia competenza, però purché stia un po' bene faccia e non sembri trascurato, lo facciamo. Quindi una volta tagliato il giardino passiamo a tirar su tutte le pigne che ci sono sotto le piante, puliamo i piazzali da erbacce, da sabbia, da pigne che siano presentabili. Questo lo facciamo più volte all'anno. Praticamente sotto la pianta, una volta raccolto tutto, diventa abbastanza presentabile. Quest'anno i prati hanno sofferto tantissimo la sete. Adesso vi presento un attimo come la chiamiamo questa, la barella? Noi la chiamiamo la barella. Questa l'ho costruita 4 anni fa e è sempre stata sotto l'acqua, sotto la pioggia, costruita di punto a capo completamente. E praticamente cosa fa questa qua? Questa, una volta caricata, l'abbiamo costruita nel caso rimanessimo senza un mezzo, infatti in questo momento sono senza un mezzo, allora usiamo questa. Questa qua sotto ha il pistone, che non si vede, sotto il pistone che fa da ribaltabile. Costruito io, l'abbiamo usata veramente poco, però adesso in caso di necessità serve e aiuta. Adesso in poi diventa tutto più rilassante perché abbiamo finito di fare tutte le siepi in questo momento e vedete le strade dalla sabbia specialmente. Raccogliamo tutte le pigne. Dicevo, abbiamo finito di fare le circa dalle 70 alle 80 siepi abbastanza lunghe e impegnative, quindi adesso rimane solo da fare i giri dell'erba, che sono anche loro circa 50-60 70 posti dove dobbiamo tagliare l'erba, quindi ne devi fare almeno 5-7 al giorno di queste dimensioni se vogliamo riuscire a fare il giro. Se poi quest'anno siamo stati un po' più fortunati perché l'erba è cresciuta meno perché è bruciata, però comunque bisogna sempre correre e darsi da fare, perché altrimenti rimani indietro, dopo cresce l'erba e fai brutta figura. Bene, con questo è tutto e ci rivediamo al prossimo video. Grazie per la visione.